Ciao a tutti e benvenuti nel canale. Oggi parliamo nuovamente di Ikika e di un seghetto alternativo o al gattù. Sto testando questo tablet che ho pagato 100 euro. E devo dire che è una vera potenza, non me l'aspettavo. Uscirà presto il video nel canale Chris Garage Now, perché per quanto costa è veramente veramente buono. Vi lascerò il link in descrizione non appena il video sarà pronto. Allora, stavamo parlando, speriamo che Ikika non si arrabbia che ci ho messo, vabbè, è una pubblicità mia, è sempre una pubblicità mia. Seghetto alternativo, detto anche a gattuccio, venduto con due batterie da 2 amperora e carica batterie da 2 ampere in questa scatola, nessuna valigetta. Il seghetto ha un motore brushless e funziona bene. Come vedete, già l'ho provato, ho scaricato una batteria, la sua prima carica l'ho scaricata, ho fatto parecchi lavori e siccome lavora bene, come tutti i prodotti Ikika che ho provato fino ad oggi, ve lo faccio conoscere con questo video. Costa così completo nel sito Ikika 73 o 74 euro. Su Amazon un po' di più, 90, 15 euro in più. Facciamo 15 euro in più. Vi lascerò il link in descrizione per comprarlo, sperando che Ikika mi possa fornire un codice sconto. E poi spetta a voi decidere dove comprarlo. Nella confezione ci sono due lame, una per il legno, taglio delicato, taglio pulito, no, taglio delicato, taglio pulito, e una per il ferro o comunque anche il legno multimateriale, quella che si usa in genere per i bancali, così se incontriamo un chiodo, questa si rovina, questa no. E devo dire che le lame sono buone, non dovete farvi fregare però dai primi utilizzi, perché la vernice si scalda e si impasta all'interno del legno e frena tantissimo. Dopo che si leva la vernice vanno bene. Secondo me hanno esagerato con la quantità di vernice, è veramente molto spessa. Va bene, avviciniamo la telecamera e vediamo com'è fatto. Se sentite un po' di rumorini è la stampante 3D che sta lavorando. Poi qua ci sarà sempre un altro video nel canale Chris Garage XYZ. Praticamente oggi Ikika mi dice, meno male che dovevi fare la recensione alla sega, al seghetto, perché sto parlando di tante altre cose, vabbè, ma diciamo che non c'entrano niente col seghetto. Questo è il modello ML RS18180, lavora con le batterie 18 volt, a vuoto arriva fino a 2800 oscillazioni al minuto, 22 mm la corsa. E poi, vabbè, le altre cose ve le faccio vedere direttamente sulla macchina. Arriva all'interno di questa scatola, con degli scompartimenti ricavati con questo cartone, che poi probabilmente conviene buttare e tenere tutte le cose qua dentro liberamente. Soprattutto se poi dovessimo decidere di acquistare anche le batterie da 4 amperora. Mi farò dare eventualmente qualche sconto o qualche offerta particolare, perché anche se devo dire che con le batterie da 2 amperora si è comportato veramente bene, sicuramente si comporterà meglio con quelle da 4. Allora, eccolo qua. La parte frontale, vediamo, è tutta gommata, perché questa è una seconda impugnatura da utilizzare con questa protezione per la nostra mano, perché più avanti di così non possiamo andare. Anche più indietro di così non possiamo andare. Questa sporgenza è molto comoda, sia per l'impugnatura, sia quando lo poggiamo lateralmente, che va a appoggiare solo la parte gommata. Qui c'è il motore brushless, è abbastanza grosso. Impugnatura principale, molto ergonomica. E come vedete qui c'è un simpatico sistema per ammortizzare le oscillazioni. È di gomma molto duro, non credo che ci sia una molla dentro. Vedete? Sfrutta un po' l'elasticità che ha questo punto, perché qua sotto non abbiamo nessuno snodo, e ammortizza. Devo dire che funziona veramente bene, e nel video si vede, anche se
non ho pensato purtroppo a fare uno slow motion. Si vede alcune volte che questa gomma oscilla, si schiaccia con in una specie di risonanza rispetto, diciamo sincronizzata rispetto all'oscillazione della lama, e attenua una buona percentuale di vibrazioni. Poi l'impugnatura è bella larga, tastino di avviamento che però possiamo avviare solo se premiamo questo sistema di sblocco che possiamo premere da entrambi i lati. Ok? L'attrezzo è simmetrico, quindi si può utilizzare sia con la sinistra che con la destra per i mancini. Qua abbiamo l'innesto della batteria che scorre in avanti. Batteria la classica Echica che abbiamo visto, questa è da 2 A, indicazione dello stato di carica. Si innesta molto bene, l'incastro è bello solido. Parte frontale abbiamo una protezione superiore per evitare di accidentalmente, quando ad esempio abbiamo un'impugnatura così, di andare a mettere il dito qui. Piccolo LED di lavoro, vedete, lo sto accendendo con una lievissima pressione, ok? La battuta che possiamo regolare con questa leva, la profondità, battuta che ci aiuta perché è importante quando tagliamo qualcosa, ve lo dirò tantissime volte nel video perché molti dicono che il saghetto non funziona. Questa serve per spingere sul pezzo, perché se il pezzo incomincia a ballare davanti alla lama e si muove sincronizzato alla lama, non taglierà mai. Quindi noi spingiamo sul pezzo, lo blocchiamo e tagliamo poi con i movimenti giusti in base a quello che stiamo tagliando. Stacco la batteria, vi faccio vedere come si innesta. Molto semplice. Ruotiamo di 30 gradi circa, inseriamo, lasciamo, ci assicuriamo che sia montata e la lama è montata. Per smontarla, così. Il tastino è modulabile. Se lo premiamo repentinamente ha un avvio lento e poi non appena lasciamo rallenta, non c'è uno stop, ma questo tipo di attrezzi non ce l'hanno mai. Questa modulabilità ci serve quando utilizziamo soprattutto la lama o la sega per i metalli, perché se andiamo troppo veloce la bruciamo, roviniamo i dentini e non tagliamo più, quindi dobbiamo andare alla giusta velocità, né troppo lenta da far incastrare la lama e farla saltare, e né troppo veloce da farla bruciare. E poi soprattutto dipende dal materiale, se tagliamo alluminio, se tagliamo ferro, e le prove le ho fatte, le vedrete più avanti nel video. Cosa sto dimenticando? Niente, niente, abbiamo finito. Più veloci del solito. Ora vi faccio vedere qualche lavoretto facendo una piccola premessa. La premessa che faccio, o comunque una piccola raccomandazione, soprattutto perché capisco che molte persone potrebbero avere a che fare con un attrezzo del genere per la prima volta, è sempre la stessa quando parlo di questo. Questo attrezzo ha la sua massima efficacia quando il pezzo da lavorare è ben saldo da qualche parte, che sia una morsa, che sia un banchetto tipo quello che è là dietro e che voi non state vedendo, che sia un albero dove c'è il ramo attaccato, o che sia una pedana che magari ci mettiamo il piede di sopra, la blocchiamo e comunque la pedana col suo peso già è abbastanza stabile. Se il pezzo non è fissato saldamente a qualcosa e incomincia a oscillare con la lama, non taglierà mai, perché l'effetto sarà di fare questo. Cioè io, questo è il pezzo, io non mi sto tagliando perché muovo insieme. Se sbagliavo la sincronizzazione mi sarei tagliato. Quindi è importante questa cosa perché magari il pezzo non lo vedete, ma oscillerà insieme alla lama. Deve essere bloccato. Quando il pezzo è bloccato, taglia alla grande. Ripeto un'altra volta, ho iniziato a tagliare con questa lama. All'inizio si impastava e infatti vedrete che nei primi tagli il legno si colora di rosso. Questa è una lama per un taglio pulito, quindi non è molto aggressiva. E infatti poi dopo ho voluto provare una lama molto più aggressiva, che sì, è più aggressiva verso il legno, ma mette sotto sforzo la macchina. Però con la batteria da 2 A è riuscito comunque a fare i tagli che le prove che ho fatto e si è comportato veramente bene. Ho fatto questa premessa perché nel video sono senza microfono, parlo, dico le stesse cose, ma non si sente benissimo. E vi saluto ora.
Vi ricordo di andare in descrizione per trovare i link necessari per acquistare questo seghetto. Mettete un like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Vi lascio quindi con le prove di taglio. Ciao! Nel taglio che ho appena finito la lama si era impastata parecchio, si vede dalla colorazione rosso, e io sentivo una bella puzza di vernice bruciata. Il taglio successivo ho voluto provare a non usare la battuta, ma non è andato tanto meglio, anzi, ho dovuto fare molta più forza e non è il modo corretto per utilizzare questo attrezzo. Qui vi faccio vedere la modulabilità e come questa può influire sulla velocità del taglio. Modulabile. Preso un chiodo. Continua. Esempio di utilizzo come seghetto a pendolo sfruttando la battuta frontale. Che vibra, continua a registrare. È troppo lontano e vibra, deve essere più vicino. Mettiamoci un po' di più. Trai. Continua. Fai vedere la misura. 17. 2,5. Avvicinati qua. Ok. Così, spostati, grazie. Vado? Vai. Questa è la lama aggressiva.
si vede. La lama è più aggressiva e si vede che va un po' sotto sforzo. Però il taglio l'ho completato in minor tempo. La batteria, tutti i tagli che avete visto ora, si vede? È scomparsa solo una tacca? Sì. Ok, abbiamo finito.